Io credo sia la prima volta che appare nelle scene fiorentine, eh? Amministratore delegato di Mediacom, Joseph Appolo. Scusa, mi dispiace che non posso parlare proprio italiano vero e non posso cantare senza me. Pensa a me. Però oggi, a ieri, ero andato in Firenze, da America, a vedere la partita della mia squadra Fiorentina. Io ero andato un americano e oggi sono un grande Lucani. Ah. Un applauso. Un applauso a Joseph. No, prego, ci mancherebbe altro. Dopo vai avanti dritto, tranquillamente. Se parla proprio preciso italiano, no. Ti sei scritto le parole. No. Dico qualche cosa in americano. For all the Americans here. Okay. I want to say thanks, all right? I want to say thanks to the Association de Lucani of Florence, Firenze, and to Maria Andreulli for nominating me for this award. It's an honor to be here. I'm so proud to be from Basilicata. I dedicate this award, this Excellence Lucani Award, to my Italian-American family, to all my friends, to my parents who immigrated from Mondescaglioso, and to go to live a dream in another country, and for me to come back to this country and live a dream and to be part of a spectacular team, Serie A, ACF Fiorentina. We want to make this the best we can be for Florence, for Firenze, and for everybody here today. Thank you so much. Applausi. Due domande però te le devo fare. Una è un po' particolare. Sappiamo che tu hai una storia particolare. Sei nato tra l'Italia, tra la Lucania e l'America. Ma com'è quella sta storia della si può dire della sulla nave? Okay. I'm going to say this. Si può dire in italiano che più. In dialect, right? Mi parente sono fatto un viaggio in America e sono venuti tutti il materiale, tutti i gifts from the wedding. With $87 they bought due bigliette come in America. La nave si chiama the SS Independence. Ma le tickets, le bigliette sono le fifth class. With the engines, you know, the motore. Di Caprio in Titanic, te lo ricordi? Sì, storia un po'. Sì. Però proprio meno male che è andata meglio. E mia mamma, she went into labor. Pensate che è nato in la nave e sono dite tu anghianaio a prima classe vicino alle infermeri. E questo biglietto di $87 è una grande first class ticket for my parents. E io, I was made in Italy, but I was born in the United States 2 days after we arrived. Fantastica, una storia stupenda. Due parole sulla Fiorentina, non puoi esimerti. Che partita hai visto oggi? Ah, oggi ho visto la partita con Juve, però era giunto Fiorentina 2-0, però si è pareggiato. E questo è il primo punto della famiglia. È vero. Ma cominciare da qualche vano, che parte bisogna iniziare? Certo, ciao, grazie a tutti. No, un'altra domanda, un'altra. Okay, senti, no, tanto sei qui tra amici, nessuno ci sente. Ma chi ve l'ha fatto fare di comprare la Fiorentina? Ma chi ve l'ha fatto fare di comprare la Fiorentina? Well, my boss.
Rocco Chemiso, è un grande persona, un cuore grande, e mi conosce, me che sono prima generation italiano, e ha detto questa è un'opportunità per i bankers, perché siamo business people. We said let's try something new. Rocco piace soccer, pallone. When you have money, you buy Lamborghini, Ferrari, right? And you drive the Lamborghini, porta Lamborghini, e non fai i soldi. No, certo. Compro la Fiorentina invece. Compro la Fiorentina. Forse faccio qualche soldino. No, non soldi, però di drive la squadra Fiorentina come la macchina, Lamborghini, all right? Senti, okay. Ma senti. Volkswagen Lamborghini. Bellissimo questo. Senti, ma quant'è che non sentite, della valle? Cioè vanno chiamato, come va? Oh. Vanno chiamato e della valle per dire come va, come non va, siete felici, siete contenti. Insomma, non ci sono più della valle, vero? No, so, tutto cosa vanno buono e that's the way we're gonna keep it. All right. Ok. No, no, perché sai, a Firenze people, qualcuno dice, ma no, questi furbacchioni... No, andai via. Allora, tranquillizziamo tutti i tifosi della Fiorentina, i della valle non ci sono più. Sì, se ne parlate. No, that's it. So, good family, però no, now, Commisso and Mediacom, we make it the best team in Italy in Serie A. Grazie a tutti. Un applauso a Joseph Appio. Grazie Joseph, grazie mille.